Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Windows 8, adesso vediamo di realizzare una review con tanto di demo su un portatile Acer, come potete apprezzare, con un disco particolarmente sacrificato da un punto di vista delle prestazioni, ossia un 5400 giri. Parliamo di un Western Digital Blue, l'abbiamo volutamente installato proprio per farvi vedere come, anche con un sistema lento, perché un 5400 giri si considera lento come disco, il sistema operativo in sé riesce a garantire comunque prestazioni soddisfacenti. Risulta ovvio che se ci mettete un SSD diventa una scheggia, tuttavia andiamo a testarlo in una condizione quantomeno comune. Quella che vedete in questo momento è la pagina di benvenuto. Quando voi accendete il computer avete per esempio inserito una password per la protezione del o degli account, vi compare questo saluto di benvenuto, cioè vi dice sono le 14.49, lunedì 11 febbraio, e poi sotto vi fa una carrellata di informazioni, personalizzabile questa carrellata, dove per esempio potete trovare la rete e le informazioni sulla limitazione, come in questo caso, oppure potete aggiungere in fila altre iconcine dove vi fanno praticamente il riassunto di ciò che avete perso. Per esempio, se collegate i servizi Microsoft, vi dice guarda che hai 3 mail da leggere, vari messaggi e quant'altro. Va ovviamente a vostro gusto se volete utilizzare i servizi Microsoft oppure no, ovviamente funziona altrettanto bene se non li impostate. Per quanto riguarda poi la possibilità di andare nel market delle applicazioni, dovete avere un account Microsoft, ma insomma questo diventa abbastanza scontato, esattamente come se volete andare nel market di Apple dovete avere l'account Apple e l'account Google per entrare nel market di Google. Passiamo quindi a vedere il sistema operativo vero e proprio. Essenzialmente è un 7 un attimo alleggerito e rivisitato in chiave touch. Questo aspetto, che grosso modo è palese e presente dalle prime release disponibili che appunto uscirono con gennaio-febbraio del 2012, quindi appunto un annetto fa, nello specifico si vede che il tutto è ottimizzato per il touch. Perché? Perché per esempio per spegnerlo, cosa che appunto si nota e si legge spesso in vari forum su internet, dovete fare una sorta di solletico all'angolo, come abbiamo fatto noi del display, vi compare questa schermata. Praticamente vi offre la possibilità di fare una ricerca all'interno del computer, condividere un po' quello che vi pare, andare nella paginata del menu Start, che insomma più che menu è proprio una nuova interfaccia, ve lo faremo vedere, tranquilli. Abbiamo poi il pannello dispositivi, abbiamo il pannello impostazioni. Bene, vogliamo spegnere la nostra baracca, la nostra Ferrari, quello che volete, dove avete in pratica installato Windows 8, andiamo in impostazioni, andiamo in arresta, quindi siamo già alla seconda azione, e alla terza azione riusciamo effettivamente a raggiungere il click di arresta. Per quanto riguarda le altre informazioni che trovate in questa barra laterale, trovate per esempio il tipo di rete, in questo caso è un Wi-Fi, telchi, si chiama la rete, ma così, perché noi siamo ricchi di fantasia. Abbiamo anche il sunto per quanto riguarda il volume, 67, luminosità è gestibile, come le notifiche o la lingua. Abbiamo il pannello di controllo per intero, quindi noi possiamo tranquillamente andare all'interno del pannello di controllo, esattamente come su Windows 7, e personalizzare quel che vogliamo, o possiamo andare nella personalizzazione, per esempio anche estetica, del sistema operativo senza difficoltà. Bene, questo aspetto di dover fare il solletico all'angolo, aspettare che esca la barra laterale, entrare in impostazioni, entrare in arresta e cliccare su arresta, da molti è stato giudicato una cosa assolutamente deprecabile, vero? Su questo mi trovo d'accordo. È un insieme di operazioni assolutamente ridondante, soprattutto perché nel momento in cui andate, per esempio, sulla barra laterale, poteva essere comodo, per esempio, inserire sotto impostazioni un paio di link veloci dedicati, per esempio, allo spegnimento e al riavvio, oppure la possibilità di gestire il tutto al massimo, appunto, con un doppio clic, come si faceva, per esempio, con 7. Tuttavia, bisogna ammettere anche questo fatto, si può sistemare questo leggero difetto in modo assolutamente agevole, e lo vedremo tra pochissimo, senza quindi tanti sbattimenti di installazione di pulsanti start aggiuntivi, perché ce ne sono di pulsanti start a disposizione, ma secondo me, e secondo anche poi il collega Riscardi, non risultano così utili, proprio perché nel momento in cui voi volete andare in start,
andate semplicemente nel pannello Start e qui, per esempio, iniziate a fare una ricerca. Vogliamo, per esempio, cercare pannello. Quindi aprite Start, voi scrivete, senza fare nessuna ricerca di campi dove scrivere, eccetera. Avete la ricerca pannen, in questo caso vi dice pannello di input pen oppure pannello di controllo, perché siete nella sezione app. Potete andare anche nella sezione impostazioni, in questo caso pannello di controllo Nvidia, dispositivi stampanti, gestione dispositivi, eccetera, e in file 0, in questo caso 0 risultati per pannen. Magari avete la foto, che ne so, pannolino Pampers, e in quel caso pannolino Pampers vi comparirà nella lista dei file, perché si chiama magari pannolino pampers.jpg. Avete la possibilità di fare una ricerca anche all'interno delle varie applicazioni. In questo caso notate quindi la comodità del nuovo menu Start rispetto a quello di prima, dove normalmente andava ad occupare un terzo della schermata, perché grosso modo era grande così, dove per scorrere le varie applicazioni eravate costretti in pratica ad avere un menu compatto da sfogliare andando per cartelle, in maniera abbastanza precisa anche col mouse, perché poi se perdevate l'elenco che si visualizzava, dovevate riaprirlo e iniziare da capo. In questo caso invece è più semplice, nel momento in cui voi fate una ricerca, potete andare a chiedere al computer di trovare un elemento specifico, sia chiaro. Oppure potete fermarvi nella videata generale, quindi quella dove si riassumono tutte le applicazioni, e qui si trova in pratica ciò che c'è a disposizione. Come vedete troviamo in pratica Bing, calendario, contatti, finanza, SkyDrive, notizie, insomma tutte le applicazioni che già di default sono utilizzabili, più quelle extra, quelle diciamo raggiungibili in un secondo momento. Da questo punto in poi trovereste anche le vostre applicazioni. Nello specifico vedete per esempio l'assistente vocale, l'ingrandimento, riconoscimento vocale Windows, eccetera. Poi abbiamo, vabbè, block note, calcolatrice, strumento di cattura, registrazione azioni utente. Davvero trovate una tradizionale disponibilità di applicazioni. Come vedete non ci sono particolari mancanze, solo che a differenza di prima, qui le trovate comunque organizzate nelle tradizionali cartelle, per esempio accessibilità o accessori Windows, ma le trovate anche organizzate in modo più visibile. Nello specifico, per esempio, CCleaner, anziché avere un paio di voci su una cartellina fina, le trovate un attimo più grandi e sicuramente più leggibili. Il fatto di avere comunque un menu Start a tutto schermo, dove comunque potete tranquillamente uscire, entrare nelle varie applicazioni gestibili attraverso il desktop tradizionale, menu Start comunque veloce nella gestione, non è male. Nel momento in cui voi vi abituate a cercare le informazioni a tutta pagina, anziché solo in un piccolo menu, tutto sommato si sopravvive bene. Si sopravviveva bene prima, si sopravvive bene adesso. Cos'è che manca essenzialmente del menu Start di prima? Beh, vi manca l'esegui, facilmente raggiungibile, e vi manca il pannello di controllo. Tuttavia, se voi appunto andate a gestire con Windows più i, aprite direttamente il pannello. In questo modo vedete che avete accesso rapido al pannello, quindi potete poi andare a gestire per esempio i dispositivi, le stampanti, il computer, in modo comunque molto rapido. Volete andare per esempio nella paginata Start, vedete che con lo Start si torna rapidamente al menu di sistema. Volete andare ad aprire per esempio le risorse del computer, fate Windows più E e entrate all'interno del computer, in modo davvero facile e veloce. A questo punto voi vi trovate all'interno del disco locale, potete fare quello che volete, vedete, avete la zona dei preferiti, nella parte in alto a sinistra, raccolte, gruppo home, documenti e rete. Potete quindi gestire il tutto con facilità. Dov'è che eventualmente può risultarvi comodo oppure scomodo avere questo menu Start? Per esempio, se siete abituati a organizzarvi il desktop con più icone e lavorate su più schermi, magari anche di dimensioni diverse, per esempio un 1366x768, come, se non ricordo male, risulta essere la risoluzione del laptop in questione, più magari uno schermo esterno, un AOC da 100 euro, già vi fornisce per esempio una risoluzione Full HD, quindi 1920x1080. Se lavorate in multischermo, l'avere per esempio a disposizione subito il desktop può facilitarvi, può piacervi, può non piacervi.
non c'è particolare problema, anziché quindi quando si apre il computer arrivare a vedere questa videata, attraverso un semplice programmino arrivate a vedere direttamente il desktop. Già all'avvio non serve cliccare nulla. Quindi il fatto di non vedere il desktop, sebbene sul momento possa spiazzare l'utente, magari avvezzo danni all'utilizzo di Windows o all'utilizzo insomma dei computer, ai nuovi utenti crea gran poco problema. Quelli vecchi possono anche decidere di avviare direttamente il desktop. Come? Visitando un sitarello decisamente interessante che si chiama Win Aero. Trovate poi tanti siti, per carità, che vi offrono questo e altri tweak. Noi abbiamo testato Win Aero, e funziona. Funziona perché? Perché, per esempio, attraverso l'applicazione Skip Metro Suite, voi potete andare ad avviare questo semplicissimo programmino, il cui menu vi dice Enable Skip Metro Suite, Skip Start Screen. Potete anche personalizzare ulteriormente, quindi per esempio potete eliminare l'app switcher, ossia quell'angolino che si forma, come potete apprezzare, in alto sulla sinistra. Potete eliminare lo Start Button, quello che si trova in basso sulla sinistra, che generalmente, come potete apprezzare, va a richiamare la Start Screen personalizzata da voi. Potete evitare, per esempio, di utilizzare il Drag to Close, che è quell'opzione che vi permette in pratica di prendere la vostra applicazione e chiuderla facendo l'operazione di trascinamento verso il basso, così facendo. Potete eliminare la Chance Bar, ossia quella barra che appunto vi compare facendo il solletico nell'angolo in alto sulla destra oppure in basso sulla destra. Infatti se io vado in basso sulla destra, tail key, torna fuori di nuovo appunto la Chance Bar. Può piacere o meno, sono chiudibili queste opzioni a seconda appunto dei gusti dell'utente. Secondo noi, nel momento in cui, per esempio, si lavora in multiscreen, è comodo avviare direttamente il desktop. Può essere una cosa piacevole, può essere una cosa evitabile, può essere una cosa personalizzabile. Questa è la cosa importante. In modo tale che ognuno possa, con un semplicissimo programmino, parliamo di 179 kilobyte, quindi davvero non stiamo parlando di nulla di che, vi si permette in pratica di ritagliarvi su misura il sistema operativo. Potete ovviamente lasciarlo così come mamma Microsoft l'ha fatto, ci mancherebbe. Solo che se utilizzate per esempio alcuni accorgimenti, come vi mostriamo a brevissimo, riuscite a personalizzare il sistema operativo sfruttando le novità, i lati positivi di Windows 8, con la possibilità di rimanere in un ambiente per voi magari più familiare, più congeniale, più produttivo, scegliete poi l'aggettivo che preferite, stile Windows 7. Una volta che avete capito come ragiona la Start Screen, ossia la videata dove vi si riassumono le piastrellone animate, non farete grande difficoltà nel suo utilizzo, nella sua personalizzazione. Tuttavia, dovete sempre considerare il fatto di potervi personalizzare, insomma, ritagliare, cucire su misura il sistema operativo, proprio perché siete voi che lo utilizzate, non è il sistema operativo che utilizza voi. Nello specifico, la gestione dei dispositivi ci permette di vedere che in questo caso l'unità disco è una Western Digital Blue, come potete apprezzare, da 320 GB, quindi vi si permette una facile visione. Vediamo di zoomare sul dettaglio, come potete apprezzare. L'abbiamo già recensito come disco, quindi vi si invita eventualmente ad andare a vedere i focus che abbiamo creato sul disco in questione. Vi si invita comunque ad andare a vedere poi, quando faremo uno spegnimento e un riavvio, per esempio, come il tutto riesce a funzionare senza particolari problemi. Il sistema operativo quindi fa bene il suo compito. Potete ovviamente installare le suite di sicurezza da Kaspersky a JData a qualunque altro produttore nelle vostre grazie. Avete già un sistema di protezione incluso all'interno del sistema operativo. Nel momento in cui infatti voi andate all'interno delle vostre applicazioni, e questa è appunto la nostra videata, possiamo andare all'interno delle nostre applicazioni e troviamo Windows Defender, una sorta di antivirus made in Microsoft già integrato all'interno del sistema. È utilizzabile, noi si consiglia, visti i risultati ottenuti dal sito AV Comparatives, l'uso perlomeno di
una delle seguenti tre suite: Kaspersky, GDA oppure GData oppure Bitdefender. Mi risulta che all'ultimo riassunto pubblicato da V Comparatives questi tre prodotti siano risultati i top di gamma in grado di fornire una buona protezione. Va ovviamente a gusto anche estetico per quanto riguarda il programma, ci mancherebbe. Essenzialmente tutti e tre fanno bene il loro lavoro, approfondiremo anche Kaspersky, l'ultima versione, esattamente come in tempi poco recenti abbiamo fatto GData, i vari approfondimenti sul programmino antivirus e firewall di GData. Funzionano entrambi e si consiglia l'utilizzo di queste soluzioni perché catturano più malware rispetto alla soluzione integrata di Windows. Tuttavia, se non frequentate particolarmente internet o comunque ne fate un utilizzo molto accorto, le soluzioni integrate potrebbero già considerarsi come sufficienti. Posto questo, andiamo a vedere per esempio come si comporta Windows 8, in questo caso da una valutazione, vedete, edizione Windows, Windows 8 Pro 2012 Microsoft Corporation, quindi vi dà in pratica il benvenuto all'interno della nuova pagina dedicata al sistema, vi dice indice prestazioni Windows 5.6, vi fa riassuntino, in questo caso abbiamo a bordo un 2520M di Intel, 4 GB di RAM, sistema 64 bit, e abbiamo la possibilità di entrare all'interno dell'indice delle prestazioni. Come visibile abbiamo una nuova scala, prima andava da 1 a 7.9, adesso va da 1 a 9.9. Non ho mai capito, devo essere sincero, perché con Windows 7 ci si limitava al 7.9, quando di solito, appunto, di solito si valuta tra 0 e 10, tuttavia in questo caso hanno uniformato il top come valutazione a 9.9, tutto sommato è molto molto vicino a 10. Avete quindi una nuova scheda di valori, tendenzialmente a parità di hardware, con Windows 8 avete una valutazione leggermente superiore, proprio perché la scala in questo caso è stata ampliata, quindi guadagnate qualcosa, a parità ovviamente di processore, disco di sistema e quant'altro. In questo caso abbiamo un portatile che si attesta poco sopra la metà, arriva quasi alla sufficienza in questa scala tra 1 e 10, 9.9 per essere precisi. E ci permette comunque un ottimo utilizzo dei vari programmi. Abbiamo atteso questo inizio di febbraio 2013 più che altro perché, guardando i log di affidabilità del sistema operativo, si notavano alcuni crash della versione precedente di CCleaner, che è un programmino che è assolutamente gratuito, che si consiglia caldamente di installare perché anche esso fa particolarmente bene il suo lavoro. È apprezzato da milioni di utenti, non è che lo diciamo solo noi, che potremmo magari essere considerati anche dei semplici mentecatti, ma fa bene il suo lavoro perché riesce in pratica a pulire le cartelle che spesso Windows lascia scritte, inutilmente scritte, come per esempio la cartella temp, che occupano spazio, rallentano il sistema e tutto via discorrendo, e vi permette eventualmente anche di sistemare alcuni problemi all'interno del registro. Quello che trovo particolarmente utile di questo programma è la sezione strumenti, dove trovate la possibilità di disinstallare un programma, creando una disinstallazione davvero pulita. Di solito non si generano infatti problemi disinstallando un programmino installato attraverso CCleaner. Potete gestire l'avvio, infatti se noi andiamo in avvio, qui notiamo in pratica un avvio particolarmente pulito. Tuttavia, nel momento in cui noi abbiamo per esempio un computer formattato e pre-installato dall'eventuale sistema terzo, come potrebbe essere un produttore qualunque, prendetene una casa che viene in mente, qui i terzi del caso vanno a inserire di solito una marea di software che generalmente non servono mai. Quindi non solo vi sporcano l'avvio rallentando la macchina, ma vi sporcano anche il sistema operativo. Se non li volete disinstallare, perlomeno con l'opzione di avvio di CCleaner potete andare a limitarne l'autoavvio, quindi vi ritrovate una macchina sì che è un po' piena di software che non vi serve a nulla, ma almeno all'accensione veloce. Quindi la pienezza di software inutili non la sentite se non nella mera perdita di qualche gigabyte di memorizzazione a bordo. Per quanto riguarda il ripristino di sistema, anche in questo caso risulta comodo perché qui vi fa un elenco di eventuali ripristini disponibili e la bonifica drive vi permette, per esempio, nel momento in cui volete dare un hard disk a una terza persona perché lo vendete, perché glielo regalate, insomma, la motivazione che volete,
potete pulirne il contenuto in modo significativo, senza permettere, per esempio, alla seconda, terza, quinta persona che riceve in mano questo disco di farvi, di leggersi praticamente i fatti vostri. Per quanto riguarda poi le opzioni e tutto il resto, vi si invita a scaricare il programmino giusto per permettere a me comunque di realizzare adesso una video review sufficientemente compatta. È gratuito, provatelo, danni a me risulta non ne abbia mai fatti, quindi è una buona cosa appunto da testare. Per quanto riguarda altri programmini extra, oltre alla possibilità di skippare la Metro Suite, vi si invita anche poi a tenere a mente una feature interessante di Windows 8, ossia Windows X. Come abbiamo fatto vedere prima con Windows E, con Windows X compare un menu che grossomodo emula la parte essenziale del menu Start vecchio, quello presente grossomodo e arcinoto grazie a Windows XP, Windows 7 e quant'altro. Come vedete è un menu compatto dove trovate le impostazioni essenziali. Non è installato a parte, lo trovate di default all'interno di Windows 8. Cosa vi permette in pratica di raggiungere? Beh, vi permette di raggiungere il pannello sistema, gestione dispositivi, gestione disco, gestione computer, prompt dei comandi e il prompt dei comandi a livello amministratore, quindi già avviato con i privilegi di amministratore. Però potete andare per esempio anche in gestione attività, come potete andare anche in pannello di controllo. Per esempio vediamo gestione attività. Gestione attività noi possiamo andare in maggiori dettagli, quindi possiamo vedere praticamente i processi in background, le applicazioni, in questo caso per esempio vediamo Explore risorse, foto, poco altro, insomma Internet Explorer perché ce l'abbiamo attivo, è vero. Abbiamo la possibilità di vedere poi i vari pannelli a disposizione, per esempio le prestazioni, dove possiamo anche per esempio modificare il tipo di grafico, in questo caso noi possiamo mostrare le aree del processore in quattro parti, anziché vederne una sola, possiamo vedere i quattro elementi che ci permettono in pratica di svolgere le nostre operazioni. Possiamo vedere la memoria, quindi possiamo per esempio andare a vedere quella in uso, quella modificata, quella in stand-by, possiamo andare a vedere le prestazioni del disco, quello che appunto si menzionava prima, come potete vedere abbiamo un 320 giga blu. Possiamo andare a vedere in Wi-Fi, possiamo andare a vedere in Internet. Ovviamente adesso tagliamo corto, avete comunque la cronologia, applicazioni, la view, utenti, dettagli e servizi, tuttavia sono feature avanzate che in questa review rapida, dove mostriamo in pratica anche eventuali modifiche, sempre rapide, fattibili a Windows 8, non mi sembra il caso di protrarre oltre insomma, l'esplorazione del menu gestione attività. Gestione attività è quello che praticamente avviavate con Ctrl-Alt-Cance, giusto così. Abbiamo sempre Windows X, quindi richiamiamo questo piccolo menu, dove possiamo per esempio andare in pannello di controllo. Apriamo pannello di controllo e abbiamo la stessa praticamente visualizzazione che è nota ai più da Windows 7, quindi chi si è trovato bene con Windows 7 troverà grosso modo le stesse identiche impostazioni anche in Windows 8. Potete andare all'interno del sistema, potete vedere quali dispositivi non hanno il driver. Di base i dispositivi funzionano già in maniera sufficientemente valida con i driver presenti di Windows, tuttavia di base Windows installa dei driver di base. Si consiglia sempre, se è presente un driver realizzato dal produttore della chiavettina Wi-Fi, della webcam o della scheda video o quant'altro, di installare quel produttore perché tendenzialmente è più aggiornato e quindi consigliabile da usare anziché quelli di base presenti in Windows. Tuttavia va sempre a giudizio personale. Noi si consiglia, se per esempio la scheda grafica è realizzata da Nvidia, si consiglia di andare sul sito Nvidia, scartabellarsi i driver e installarsi quelli di Nvidia che tendenzialmente sono più aggiornati rispetto a quelli di Windows. Di base comunque quando voi andate per esempio in sistema Windows Update, quindi andate a richiedere l'aggiornamento del sistema operativo, il sistema operativo non solo si aggiorna di per sé, quindi va ad applicare eventuali patch, aggiornamenti e quant'altro, ma va anche a leggere nel computer quali driver mancano e tendenzialmente se li scarica da soli. Però appunto si scarica di base quelli del sistema operativo, quindi mamma Microsoft. Se volete quelli aggiornati all'ultima versione, per questo si diceva di andare nel sito XY dei vari produttori hardware.
Per quanto riguarda il risparmio energetico, a parità di laptop guadagnate circa un 20% di autonomia, quindi la gestione elettrica della macchina migliora con Windows 8. Non è abissalmente diversa, perché ovviamente le prestazioni del processore, della batteria e quant'altro sono quelle. Tendenzialmente avete questo guadagno, quindi un che può comunque arrivare anche a un sostanzioso 40%. Su computer comunque datati, dove magari l'autonomia non raggiungeva l'ora, sui 50 minuti, dual core di ormai 5-6 anni fa, Windows 8 che comunque si installa permette di arrivare a quasi un'ora e mezza di autonomia. Quindi considerate tra un 20 e un 40%, a seconda poi anche dell'hardware che vi trovate tra le mani, di miglioramento rispetto per esempio a Windows 7, Windows XP, eccetera, eccetera. Quindi è un buon passo in avanti anche da un punto di vista prestazionale. Per quanto riguarda gli altri programmini, io consiglio essenzialmente di, per quanto riguarda la famosa Charms Bar, insomma la barra che voi fate uscire a schermo quando fate il solletico agli angoli, ossia andare in impostazioni, arrest, eccetera, io consiglio di crearsi un paio di file di testo di una difficoltà davvero disarmante, shutdown.exe, trattino, spazio, trattino R, spazio, trattino F, spazio, trattino T, spazio, 00. Per esempio in questo caso, con questa semplicissima stringa di testo, voi potete andare a imporre, facendo doppio clic sul file che io ho chiamato perché sono ricco di fantasia, riavvio.bat, potete andare a riavviare il sistema operativo. Quindi voi praticamente ordinate, attraverso una riga di comando, al computer di riavviarsi. Non volete appunto fare il trick e track di andare in impostazioni, andare in arrest, eccetera, voi vi create questo riavvio.bat e il computer si riavvia. Stesso dicasi per lo spegnimento, anche in questo caso doppio clic e il computer si spegne. Vedete che in spegnimento io vado a fare pulsante destro, modifica, shutdown, spazio, trattino, meno S, spazio, trattino, meno F, spazio, trattino, meno T, spazio, 00, e in questo caso vi dice praticamente che fa lo shutdown senza farvi alcuna domanda, e il ritardo dello shutdown è pari a 0 secondi, quindi lo shutdown, lo spegnimento, avviene subito. Anche in questo caso fate un filettino tipo spegnimento.bat, perché sempre io sono ricco di fantasia, voi potete chiamarlo me lo ricordo.bat o come preferite, doppio clic e il computer si spegne. Sia chiaro che questo file io l'ho inserito in una cartella che si chiama trucchi, sempre perché sono ricco di fantasia, tuttavia lo potete inserire dove volete, potete farci un collegamento sul desktop, quindi voi il file ce l'avete all'interno dei documenti e sul desktop ci portate solo il collegamento. Potete inserirlo dove volete e funziona, senza tante noie. Però il fatto di scrivervi il file vi dà noia, non si sa per quale motivo, ma vi dà noia. Benissimo, allora visitate XDA, che insomma è ormai nota da anni, andate nel forum di XDA e trovate per esempio ObliTile, che in questo caso mi risulta essere la versione 0.8.8, ma magari quando vedrete voi la review sarà la 0.8.9 o la 1000.0.1. Tuttavia vedete che ObliTile vi permette di avere quattro impostazioni essenziali, cioè Create a New Tile, Rebuild the Cache, Generate the Debug File, oppure Open Tile Manager. Con questa piccolissima finestrella che si apre in parte, voi cosa potete fare? Beh, potete andare all'interno del sistema, quindi potete andare per esempio a gestire dei collegamenti alle applicazioni di mamma Microsoft, ossia le famose piastrellone che si vedono di default, ma potete andare anche in una quick list, ossia una serie di collegamenti predefiniti da parte di chi l'ha scritto, oppure potete andare a convertire dei collegamenti nella forma delle tiles. La cosa decisamente interessante di queste tile è anche il fatto di poter puntare a un programma di vostro gusto, eventualmente inserire degli argomenti di funzionamento, come anche la possibilità di personalizzare la tile che create con un'immagine, quindi sia un'immagine a piena risoluzione che una immagine piccola. Inoltre potete anche selezionare il tipo di colore, cioè background color, e il tipo di testo.
Vediamo anche di fare un esempio. Anzi, ancora meglio, andiamo in Quick List, visto che parlavamo di spegnimento e riavvio, e vi facciamo vedere che in basso c'è scritto Power Shutdown. Va a compilarsi tutta la tile, perché in questo caso è una tile predefinita, tuttavia è assolutamente utilizzabile come vi abbiamo mostrato noi. Quindi, nel momento in cui poi voi avete il vostro programmino cui volete applicarla, funziona. Come vedete, infatti, il nome è Shutdown, ma noi possiamo chiamarla Spegnimento. Potete comunque anche nascondere il nome della tile. Il programma punta a Shutdown.exe, vi dice -s-t00, vi imposta la tile image, non vi va bene, ne volete un'altra, la impostate a vostro gusto, a noi per velocità nella review ci va benissimo questa, imposta anche i colori, come potete apprezzare vi dice colore e colore sia per il background che per il testo, e vi dice, vi dà la possibilità in basso essenzialmente di fare exit oppure create tile. Nel momento in cui l'ha creata vi dice the tile has been created, punto. Cos'è che vi ha creato? Voi andate nelle piastrellone di cui poco fa e trovate, vediamo di mettere, vedete io poi posso spostarla perché mi fa comodo metterla di qua, di là, non so, la voglio qui perché mi piace averla in parte al desktop, così quando poi muovo il mouse e punto al desktop sbaglio mira e spengo la macchina. Tuttavia, come potete apprezzare, io attraverso questa piastrellona posso spegnere il mio computer, sempre senza evitare di andare nella barra laterale, scendere in impostazioni, andare in arresto, fare spegnimento. Quindi, clic qui e siamo a posto. Vediamo sempre di andare in power e facciamo restart. In restart noi non cambiamo assolutamente niente, lasciamo restart, facciamo create tile. The tile has been created. Boh, buona lì, facciamo exit perché ormai siamo stufi di creare tile, vogliamo fare altro, andiamo nella nostra start screen dove troviamo l'iconcina restart. In questo caso lo metto sempre vicino al desktop, così se sbaglio mira di poco riavvio la macchina, se sbaglio mira di tanto spengo la macchina e vado a fare altro perché appunto se con il mouse non riuscite a pigliare queste piastrellone, insomma, e una visitina dall'oculista in quel caso risulta essere necessaria. Come potete apprezzare, posso andare quindi nel mio desktop, posso andare in restart, posso andare in spegnimento. Voglio andare nel mio desktop perché voglio lavorare, già che siamo qui entriamo temporaneamente in Internet Explorer, vi faccio vedere appunto questa pagina che si trova puntando a windowsupgradeoffer.com, questa finestrella dove adesso andiamo a zoomare un attimino, così da permettervi una facile lettura dell'indirizzo, windowsupgradeoffer.com, lo trovate fino a fine mese, fino a fine febbraio, lo trovate a $14,99, la possibilità appunto di aggiornare in pratica il vostro computer con Windows 7 per una quindicina di euro, che davvero è un prezzo decisamente interessante. Già che siamo qui, spegniamo. Bene, abbiamo finito, immaginate, abbiamo finito appunto di fare il nostro lavoro, dobbiamo andare a casa a mangiare da qualche parte. Possiamo decidere quindi di fare il famoso collegamento, come consigliavo io per esempio sul desktop, immaginate quindi di fare un qualcosa di semplice, tipo un doppio clic sull'icona, oppure, se noi stiamo navigando all'interno delle piastrellone, possiamo andare in restart. Vedete come io ho cliccato su restart in modo semplice e veloce, andiamo a vedere adesso i tempi insomma, di riavvio e se è utilizzata appunto la piastrellona che abbiamo creato attraverso l'applicazione Oblitile. Andiamo quindi ad attendere il riavvio del sistema operativo che ricordo essere installato su un disco lento da 5400 giri. Come vedete girano le palline, i puntini, insomma, che vi identificano il caricamento del sistema operativo. Il tutto è stato riavviato con un clic, perché dalla paginata della start screen abbiamo semplicemente fatto un clic su un'icona. Niente di più, niente di meno.
A questo punto vi carica il benvenuto. Ed ecco la possibilità in pratica di gestire la vostra start screen, vedete, con estrema semplicità. Vediamo a questo punto di andare all'interno del desktop e andiamo a gestire i vari trucchi. Trucchi dove potreste per esempio andare a utilizzare anche Auto Pin Controller. Noi non è che si consiglia o si sconsiglia l'utilizzo del sistema operativo così com'è, cioè vergine, come lo crea mamma Microsoft. Tuttavia vi facciamo vedere essenzialmente le personalizzazioni di base, così da permettere a tutti di utilizzarlo con ottima soddisfazione. Andiamo quindi ad aprire Auto Pin Controller. Cosa possiamo fare con questo programmino? Possiamo dare una limitazione all'aggiunta automatica di applicazioni nella start screen. Nel momento in cui infatti noi andiamo in fondo, vediamo CCleaner. Questa è grosso modo l'unica applicazione extra che noi abbiamo installato su questa versione di prova. Immaginate però voi di dover installare n altri programmi, sotto in parte CCleaner trovereste gli n altri programmi. Non vi va bene che all'installazione di un programma questo programma vada da automaticamente, insomma, ad aggiungersi alla coda delle piastrelle. Con Auto Pin Controller, per esempio, potete andare a fare Lock Pin to Start Screen Feature e non vi si aggiungono in automatico i programmi, ma li dovrete gestire grosso modo a mano. Potete usarla, potete non usarla, libertà vostra, ma funziona. Avete anche la possibilità di impostare, per esempio, Close Threshold. Vediamo di avviare anche questa, vi permette in pratica di impostare il tipo di chiusura per le applicazioni metro. Anche questa applicazione si trova su winaero.com, vi si invita ad andare a visitare il sito, scaricate il programmino, non vi fidate, fate una scansione antivirus, rimane pulito, e fate alcune prove. In pratica, anziché essere costretti per esempio a chiudere l'applicazione trascinandola proprio dal basso in questa direzione, potete semplicemente impostare per esempio di gestire questa chiusura sempre appunto dal basso, perché di base voi dovete puntare verso il basso nel chiudere l'applicazione, ma percorrendo uno spazio minore, quindi anziché coprire tutto lo schermo, questa chiusura dal basso di Metro Apps XY la potete effettuare facendo compiere alla vostra mano sul vostro mouse meno spazio. Comodo o meno, dipende quanto utilizzate le Metro Apps, sia chiaro. Di base, infatti, il sistema operativo, già che siamo finiti sulle Metro Apps, funziona attraverso l'utilizzo delle applicazioni presenti di default. Applicazioni che trovate visivamente apprezzabili, per esempio giochi, musica, video, fotocamera. Sono molto comode nel momento in cui, per esempio, utilizzate il computer su supporto tattile, poiché con la piastrellona riuscite a centrare molto meglio il collegamento rispetto magari a utilizzare un'iconcina. Stesso dicasi magari anche poi per le varie opzioni che trovate. Sia chiaro però che questa visualizzazione, quindi esattamente come con Internet Explorer che trovate in questo punto, esattamente come video, fotocamera, eccetera, potete andare a dire al sistema operativo: guarda che di default l'applicazione musica di Metro Apps non mi interessa, apri tutte le immagini con il visualizzatore tradizionale di Windows. Quindi voi fate doppio clic sull'immagine, anziché aprirsi l'immagine all'interno dell'applicazione foto, la si apre all'interno della tradizionalissima applicazione di visualizzazione immagini. Quindi potete poi, per esempio, scorrerla agevolmente, esattamente come si scorreva agevolmente con Windows 7. Procediamo oltre. Pin to 8 è un'altra cosettina decisamente interessante, come anche la possibilità di configurare attraverso l'applicazione relativa la facoltà di utilizzare, vediamo, personalizza screensaver. Nel momento in cui noi andiamo per esempio a scegliere poligoni tridimensionali, che per capirci è questo bello screensaver comunque presente di default,
Se andate in impostazioni vi dice nessuna opzione. Non è vero, nella realtà queste opzioni si trovano, andate sempre sul sito winaero.com, vi scaricate la possibilità di utilizzare la configurazione per questi screensaver, si attiva un pannello dove diciamo garantirvi ecco, l'accesso alle impostazioni e dove potete per esempio impostare una variante dello screensaver presente appunto di default che si chiama poligoni tridimensionali. Eravamo arrivati a pin to 8, se non vado errato. Voi andate quindi ad avviare l'applicazione, avete questo pannellino a disposizione, ve lo potete per esempio mettere in un angolo comodo, potete pinnare un file, una cartella, una raccolta oppure un elemento speciale. Cos'è che vi garantisce? In pratica, se pinnate un file, quando voi poi andate all'interno della start screen, esattamente come avviene con C-Cleaner, esattamente come avviene con giochi, immaginate che giochi sia un file, adesso per velocità nella presente review, cliccate su questo file che immaginiamo essere appunto giochi, facciamo clic, si avvia il nostro filettino in maniera assolutamente veloce, che è una cosa comoda, può essere una cosa comoda, insomma dipende poi dall'utilizzo di ognuno, ma anche in questo caso Pin to 8 è gratuito, se vi serve lo usate, se no fate meno. Potete anche pinnare una cartella, in pratica l'aprite e la gestite nello stesso modo, potete pinnare un elemento della library o andare negli special items. Se andiamo negli special items, cosa assolutamente interessante, possiamo andare per esempio a pinnare, vedete trovate praticamente tutti gli elementi del pannello di controllo, andiamo a pinnare Windows Update, l'ho visto, mettiamo il sistema, l'avete visto ma non volete tornarlo a cercare, in questo caso con Windows Update basta semplicemente scrivere app come update e lo trovate, andiamo a selezionare Windows Update perché noi vogliamo avere il pin di Windows Update, facciamo run e con il pin, scusate, lo decidete se volete sulla start screen oppure sulla taskbar. La taskbar è la barra in pratica che vedete quando siete sul desktop, barra in basso, la start screen è dove trovate le piastrellone. Andiamo a fare ok, come vedete in basso è comparso. Adesso in basso io vado a fare clic, per chi da bravo bambino non ci credo che funziona, invece funziona. Come vedete noi abbiamo avuto accesso diretto a Windows Update, in questo caso ci dice se aggiornamenti importanti sono disponibili, 423 MB, boh, dopo lo installeremo. Come potete apprezzare, l'entrata in Windows Update è diretta. Semplice, geniale. Anche in questo caso provatelo, tanto non siete sicuri, potete farci la scansione antivirus, di base pulito, ma se vi servono queste funzioni aggiuntive, può essere comodo. Poi abbiamo anche la taskbar Thumbs Tuner. Applicazioncina, anche in questo caso che vi consiglio di provare, che risulta essere utile dove? Per esempio volete andare a personalizzare le anteprime che si creano, adesso di creare nfile, beh, questo file ricchissimo di significato noi facciamo salva, dove lo salviamo? Sul desktop con il nome test, ma sì, facciamo anche test per review fms, facciamo salva. Noi abbiamo creato questo file, vedete, quindi immaginate di avere i vostri file, noi adesso andiamo a raddoppiare il file, ma anziché raddoppiarlo facciamo anche che lo quadruplichiamo così, perché ci piace. Andiamo a selezionare i nostri filettini, li andiamo ad aprire, quindi semplicemente immaginate che siano immagini, documenti di testo o quant'altro, in basso si formano delle anteprime, vedete. Se io vado a spostare il mouse sopra il disegnino, l'iconcina che mi ricorda il blocco note, si vedono questi quattro elementi. Comodo, comodo, dipende sempre dalle abitudini di ciascuno. Per me è comodo, se però lo trovate scomodo, perché le volete diverse, potete gestire la grandezza di queste anteprime. Andiamo a chiudere tutte le finestre, come attraverso Taskbar Thumbnails Tuner. Attraverso questo sistema voi potete praticamente decidere la spaziatura tra un'anteprima e l'altra, potete andare a impostare il numero di thumbnails, cioè di anteprime, potete personalizzare tutto.
di base secondo me è comodo tenerlo come lo stabilisce il sistema operativo, però se avete per esempio abitudini particolari, quindi siete per forza costretti ad aprire molti file in un colpo solo e volete di tutti avere l'anteprima, oppure caso contrario ci vedete poco e gradite avere delle anteprime più grandi, attraverso questo programmino, sempre gratuito, sempre scaricabile da Winaero, potete venire in vostro soccorso in pratica. Chiudiamo con la possibilità di aggiungere come extra, sempre perché nei forum tutti si lamentano, ma riavvio lo spegnimento, Belandi, devo far clic qua, là, su e giù, e ci metto mezz'ora rispetto a fare i due clic che insomma si facevano con Windows 7, siccome c'è magari qualcuno che tende a lagnarsi per cose assolutamente sistemabili in tempi stretti, si consiglia, sempre così, in maniera spassionata, la personalizzazione del menu che raggiungete con Windows X. Andiamo di uscire. Con Windows X, vedete, si apre un menu a tendina che però può essere pure personalizzato, come sempre con winaero.com, avente WinX Editor, programmino sempre gratuito, ve lo scaricate, ve lo scansionate, scoprite che comunque di base non genera noie, se non quella, se chiamarla noia si può appunto definirla così, se non quella di aggiungere essenzialmente voci all'interno del vostro menu. Per esempio in cima al menu potreste far comparire spegnimento e riavvio, quindi un paio di richiami veloci allo spegnimento e riavvio anche nel menu X. Tuttavia avere lo spegnimento e riavvio all'interno del menu X, con Windows X come richiamo, non è il massimo della comodità, anzi, alcune volte può essere anche controproducente perché una volta non prendete la X, una volta prendete solo il tasto Windows e come potete apprezzare magari si sbarella l'immagine. Quindi, se WinX Editor risulta essere comodo, per esempio per l'aggiunta nel menu X, che appunto richiamate in questo modo, potete per esempio aggiungere pannello di controllo, che tra pannello di controllo ed Explora File vi fa comodo avere Windows Update, giusto così per ricordare quello che abbiamo pinnato sulla taskbar, potete tranquillamente aggiungere la voce. Il tutto funziona, vi mette il collegamento veloce al menu Windows Update e lo potete gestire in totale semplicità. Potete anche puntare attraverso WinX Editor a un file di vostro gusto o a un programma di vostro gusto, quindi potete grosso modo avere un link veloce, un'icona, un collegamento, poi chiamatelo come volete, ma il concetto è quello, all'interno di WinX, facilmente raggiungibile semplicemente inserendo una stringa di testo. È comunque una chicca che secondo me non serve a tutti. Quello che invece può essere comodo è poter fare clic con il pulsante destro sul desktop e in basso trovare la scritta riavvio e spegnimento. Vedete? In basso, cosa che anche in questo modo vi permette una facile gestione del vostro sistema operativo, vedete in basso trovate riavvio e spegnimento. Ora, noi vogliamo chiudere il nostro computer, come vedete noi abbiamo chiuso la nostra area di lavoro, non abbiamo altro da fare, benissimo, pulsante destro, riavvio, sto eseguendo riavvio, quindi dal desktop direttamente richiamate la possibilità di riavviare la macchina, come vedete la macchina adesso si sta riavviando, il tutto in maniera molto semplice, appena si riaccende il laptop in questione andiamo a vedere il file di testo che dovete creare. Anche in questo caso dovete creare un file di testo, io personalmente consiglio l'utilizzo delle piastrelle con la forma che richiama lo spegnimento, riavvio o le altre funzioni di gestione alimentazione, perché risultano essere quelle più comode da creare, perché non dovete appunto andare a maneggiare con i file .bat o i file .reg. Tuttavia, se avete voglia di cimentarvi, potete tranquillamente creare un filettino, per esempio come il paio che abbiamo mostrato, dove semplicemente creiamo un paio di bat con la stringa di shutdown.exe, come potete andare a gestire dei file.reg, cioè il fatto di permettere di aggiungere a mano delle stringhe al vostro registro di sistema. Infatti, per far comparire quel paio di voci in più sul desktop, dovete andare a modificare un paio di voci del registro. Siccome è un'operazione delicata, di per sé poco rischiosa, però se non sapete cosa toccate potete far danni,
prendetene ovviamente anche i relativi rischi. Sono pochi, però sì, diciamo che andarsela a cercare non sempre è il massimo. Infatti, se noi andiamo in trucchi, appunto nella nostra famigerata cartella, noi abbiamo fatto un paio di prove. Allora, abbiamo un menu avanzato, un menu semplice, come abbiamo un uninstaller avanzato, un uninstaller semplice, perché quando poi voi fate una modifica a registro, potete anche togliere la modifica che avete fatto, semplicemente dicendo che quella chiave è vuota. Infatti, se noi andiamo nell'uninstaller semplice, che appunto è l'elemento più facile che al momento abbiamo a disposizione, perché in questo caso ha l'estensione .txt e non devo rinominarlo, vedete, abbiamo un paio di chiavi vuote. Queste due chiavi, se noi andiamo a vedere il nostro menu sul desktop, come vedete in basso, andiamo di metterci più al centro, vedete che in basso ho le due voci, riavvio e spegnimento. Benissimo, l'installer semplice, anziché farlo finire con .txt, vado a gestirlo con .reg, quindi vado a trasformarlo in pratica in un file in grado di modificare il registro di sistema. Bene, doppio clic, vi dice editor del registro, bon, voi fate sì, vi dice l'aggiunta di informazioni potrebbe causare la modifica o l'eliminazione, eccetera, eccetera. Aggiungere C, user, test, peer review, eccetera. Continuare? Sì. Chiavi e valori contenuti? Ok. Pulsante destro, vedete che in fondo le due voci sono sparite. Infatti abbiamo solo risoluzione personalizza, che sono le voci che di solito nella versione originale e non personalizzate di Windows trovate in fondo alla lista. Volete aggiungerne un altro, voi potete anche andare a gestire per esempio una variante avanzata. Vediamo adesso di aprire questo reg. Noi possiamo per esempio andare a gestire sempre con il Windows Registry Editor la possibilità di gestire per esempio delle opzioni avanzate. Quindi richiamando il tutto è visibile, se poi volete prendere tranquillamente spunto è fattibile, è un file di testo. A questo punto vediamo anche la seconda metà. Come visibile, in pratica, noi andiamo a richiamare dei semplici comandi. Per farlo, andiamo a installare la solita procedura di prima. Ovviamente io adesso taglio corto perché sennò appunto la cosa si allunga eccessivamente. E possiamo trovare una voce, risoluzione dello schermo, personalizza, che è esattamente la coppia che trovavamo prima. In basso trovate spegnimento avanzate, con una freccina laterale dove potete andare in blocca, cambio utente, log off, sospensione, ibernazione, riavvio, spegnimento e spegnimento ibrido. Come potete apprezzare, io appunto ho dato nomi italiani al tutto, nel senso che qui potete imporre per esempio lock oppure blocca, qui potete fare restart oppure riavvio, insomma dipende se volete tenere il comando in lingua originale, che è l'inglese, oppure no. Lo spegnimento avanzato, in questo caso appunto io l'ho chiamato spegnimento tra parentesi avanzate, ma potreste chiamarlo alimentazione, gestione alimentazione, quello che volete. L'iconcina davanti, cioè questo punto esclamativo all'interno del triangolo, la trovate all'interno delle vostre DLL di sistema. Cioè per esempio in questo caso voi avete la Shell 32, le icone presenti all'interno di Shell 32 DLL sono queste. Volete per esempio vedere quelle presenti all'interno di Windows 8, aprite Shell 32 di Windows 8 e trovate queste icone. Come vedete ogni icona è identificata da un numero, quindi icon 110 oppure icon 112 eccetera. L'icon 112 per esempio ha questo pulsante di accensione. Dovete quindi puntare a un'icona specifica, se vi fa piacere avere anche un'icona oltre alla stringa testuale. Per vedere le icone, per esempio, potreste utilizzare un programma che si chiama Icon Explorer, mi risulta essere gratuito, quindi installabile da chiunque e ovunque, perché funziona anche su Windows 8, se non ricordo male, e vi permette appunto di vedere queste videate, salvarvi con uno screenshot le varie icone, mettervele in un cassetto e trovarle sempre a portata di mano. A questo punto noi vogliamo però, oltre allo spegnimento avanzate, aggiungere anche le due di prima. Nessun problema, andiamo in semplice, facciamo l'aggiunta delle chiavi di semplice.
e in basso troviamo riavvio, spegnimento e spegnimento avanzato. Vedete, sempre pulsante destro, riavvio, spegnimento e spegnimento avanzato. Molto comodo, molto semplice. Vogliamo eliminare tutto perché vogliamo riportare il tutto in termini standard, non ci va bene avere il paio di voci. Andiamo a eseguire gli uninstaller, semplicemente andiamo a rimuovere le rispettive voci, mentre io adesso taglio corto perché è inutile visualizzare gli eventi che vengono notificati. Vedete, risoluzione dello schermo, personalizza. Io vado a togliere in pratica il paio di link veloci che ho inserito a manina, in questo caso, sul tasto destro sul desktop. Per quanto riguarda appunto i vari richiami, sono appunto di tipo testuale, basta scrivere all'interno di un file di testo questo, lo chiamate un po' come vi pare, io appunto ho utilizzato semplice ITA, perché appunto questo è il menu semplice scritto in italiano, ma potete chiamarlo come vi pare, punto .reg è necessario per permettere al sistema di attivare il Registry Editor. In questo caso, vedete, sono davvero pochissime righe, queste pochissime righe, una volta eseguite e installate, vi permettono di avere richiamo, riavvio e spegnimento. Essenzialmente sono il paio di opzioni essenziali. Infatti una macchina generalmente o si riavvia o si spegne. Ci possono essere comunque anche gli utilizzi avanzati, come per esempio la sospensione oppure il blocco. Il blocco però avviene in modo molto semplice premendo per esempio Windows ed L. Quindi nel momento in cui io vado a premere Windows L, vedete che io posso andare a bloccare la mia macchina con estrema velocità. E ovviamente se poi c'è una password devo ridigitare la password per entrare nel mio account utente. Se invece volete eseguire una sospensione potete aggiungere sempre la voce singola, sia chiaro, sempre appunto all'interno del menu, è sempre raggiungibile con pulsante destro e andando a sfogliare in pratica la lista verso il fondo, oppure come sempre più spesso accade utilizzando scorciatoia che io consiglio, la scorciatoia da tastiera, dove per esempio in questo caso vedete che, scendi, vedete che c'è sotto F4 una uno Z che richiama la possibilità appunto di mandare in sospensione il tutto, io faccio FN Z e il mio sistema si spegne. Vedete che il tutto è andato in sospensione, temporaneamente è andato a nanna, appunto per quello viene inserita l'iconcina con lo ZZ, e la possibilità di diciamo richiamare velocemente il mio sistema mi viene comunque garantita. In questo momento io premuto 4, vedete che paio di secondi, ma neanche, il tutto si riavvia e mi permette in pratica di ricominciare a utilizzare il mio sistema operativo. Eccoci qui, siamo di nuovo operativi, siamo quindi di nuovo sul desktop della nostra macchina e possiamo riprendere a fare quello che facevamo poco fa. Questi sono i trucchi essenziali. Questa panoramica io la farei terminare così, visto che in un colpo solo abbiamo fatto sia la recensione che una rapida dimostrazione di ciò che potete fare. Ad ogni modo, siete liberissimi di personalizzare il tutto come preferite. Nel momento in cui vi garba andare a personalizzare anche il lato estetico, andate in personalizzazione e potete raggiungere in pratica la possibilità di gestire lo sfondo. Per quanto riguarda le altre impostazioni, vediamo di chiudere il tutto con la start screen, che è essenzialmente la novità principale di questo elemento, come sistema operativo, sia chiaro. Vedete, trovate delle applicazioni default, come per esempio mail, contatti, messaggi, foto e calendario. Potete anche trovare la possibilità di sincronizzare poi i vostri dati con il cloud di Microsoft attraverso l'applicazione SkyDrive. Poco sopra in questo caso trovate lo store e poi trovate anche per esempio il meteo che è questo pannello qui, ovviamente ne potete avere quanti volete senza problemi, e abbiamo anche il pannello news. In questo caso vi dice Ratzinger lascia il pontificato, perché in effetti è una notizia di pochissime ore fa, è stata appunto rilasciata da poco questa affermazione del Papa, che appunto rassegna le dimissioni poi con la fine di febbraio, e in questo caso essendo la news che presumibilmente la news del giorno, se non anche dei prossimi giorni, visto che mi risulta siano circa 6 secoli che un Papa non abdicava, notate appunto come sia presente la foto del Papa in questa tile che rappresenta le news. Andiamo, giusto per chiudere, anche all'interno del campo ricerca. Vedete, se io vado a cercare pannello,
quello che abbiamo, diciamo, mostrato poco fa, oppure vado a cercare per esempio update. Il tutto ci permette di raggiungere in modo molto veloce anche il pezzo, la parte insomma di personalizzazioni, in questo caso sono le impostazioni del PC per usare il nome che usa Microsoft, in sostanza è il pannello di controllo in formato Metro App. Infatti nel momento in cui noi andiamo per esempio in personalizzazione possiamo scegliere come cambiare la pagina di benvenuto, in questo caso c'era la foto di Seattle, ma potete metterci quella che volete. Potete andare a personalizzare gli utenti, dove potete impostare un account Microsoft, creare una password, con la possibilità di creare anche una password grafica, ve l'abbiamo mostrata già in un video approfondimento di tempo fa, come potete andare anche nel pannello delle notifiche, dove per esempio potete andare ad attivare o disattivare le notifiche, gestire quelle di calendario, giochi, internet e quant'altro, ricerca e modificare eventuale la gestione della ricerca, come anche la condivisione, perché vi fa comodo gestire la condivisione di informazioni con le persone. Andiamo anche in generale, dove troviamo l'ora, la selezione delle app, controllo ortografia, archiviazione disponibile, reinizializza il PC conservando i tuoi file, rimuovi tutto e installa Windows, avvio avanzato. Quindi vedete che avete anche delle funzioni extra. Avete la gestione privacy, avete la gestione dispositivi. In questo caso vedete che abbiamo un Microsoft Nano Transceiver, cioè è un mini pippolo, ossia questo qui, vedete che io l'ho bello che è sganciato e tutto l'ha riconosciuto, è in pratica un mini pippolo USB che vi permette attraverso la connessione l'utilizzo di ArcTouch che vedete appunto poco sopra. In questo modo quindi in maniera agevole voi potete per esempio gestire un mouse o una tastiera eccetera. Avete il wireless, avete l'accessibilità dove trovate generalmente wifi e bluetooth, giusto per tradurre in modo pratico. Potete impostare eventuali parametri per l'accessibilità, quindi per avere un miglior accesso nel momento in cui per esempio avete delle difficoltà nell'utilizzo. Avete la sincronizzazione delle impostazioni, ma per attivarlo dovete inserire un account Microsoft. Avete la possibilità di impostare anche il gruppo Home e Windows Update, che sono il paio di impostazioni che abbiamo mostrato prima. Questa è la panoramica grosso modo completa e riassunta delle varie impostazioni. Per il resto mantiene la bontà comunque di Windows 7. Lo trovate per una quindicina di euro ancora fino a fine febbraio, vi si consiglio ovviamente di approfittarne, poiché dopo si parla di un paio di centinaia di euro per avere appunto la stessa medesima licenza. Quindi se effettivamente vi interessa avere Windows 8, approfittatene perché lo trovate ancora in offerta per circa 3 settimane. La review, la panoramica completa, termina così. A brevissimo ne realizzeremo comunque una più compatta, visto che in questo caso abbiamo fatto circa un'oretta, ne realizzeremo una più compatta dove mostriamo grosso modo i pregi e i difetti per chi vuole un qualcosa di snello e meno dettagliato. Ora è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione, ad ogni modo se avete dubbi, domande, curiosità, come sempre siamo a vostra disposizione. Ora è davvero tutto, grazie, ci si vede online, mi raccomando seguiteci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragozzino.